È un viaggio ecclesiale, un viaggio molto importante per la Chiesa nel campo dell'ecumenismo e il vostro lavoro aiuterà la gente a capire. Su volo che lo porta da Roma a Malmo, Papa Francesco presenta così ai giornalisti che lo accompagnano i suoi 2 giorni in Svezia, 17° viaggio del suo pontificato per la storica commemorazione comune luterano-cattolica del 500° della Riforma di Lutero. All'aeroporto internazionale il Papa è accolto dal primo ministro svedese Löfven e dal ministro della cultura e della democrazia Bakunke. Dopo il pranzo nella residenza di Gelosa, Francesco raggiunge la città universitaria di Lund. Nella residenza reale incontra re Carl XVI Gustav e la regina Silvia e con loro raggiunge a piedi la cattedrale luterana per la preghiera ecumenica comune. Qui la processione che apre la liturgia, accompagnata dal canto Laudate Dominum della comunità ecumenica di Tese, è guidata dalla coloratissima croce simbolo dell'evento ed è chiusa dal Papa, dal Presidente della Federazione Luterana Mondiale Munibiunan e dal segretario Martin Junge. È quest'ultimo, un teologo cileno, a pronunciare in spagnolo la prima omelia e a sottolineare che la grazia del battesimo è un dono divino che ci unisce. È tempo, conclude, di costruire ponti per avvicinarci, case per riunirci e anche mense dove poter condividere il pane e il vino. Vogliamo manifestare, esordisce il Papa, il nostro comune desiderio di rimanere uniti a Cristo per avere la vita. Non possiamo resignarnos alla divisione. Non possiamo rassegnarci alla divisione e alla distanza che la separazione ha prodotto tra noi. Abbiamo la possibilità di riparare ad un momento cruciale della nostra storia, superando controversie e malintesi che spesso ci hanno impedito di comprenderci gli uni con gli altri. Andare avanti, e non pensare tanto alle ferite che la riforma ha portato, ma pensare allo positivo. E questo è molto importante, soprattutto qui in Svezia, dove viviamo in un ambiente piuttosto protestante. Anche per noi cattolici, vedere ciò che abbiamo in comune, la Sacra Scrittura, la grazia. Dio Padre, prosegue Francesco, ci incoraggia a purificare il nostro passato e riconoscere l'errore di una separazione che è stata storicamente perpetuata da uomini di potere di questo mondo più che per la volontà del popolo fedele. La nostra separazione, continua il Papa, è stata un'immensa fonte di sofferenze e di incomprensioni, ma ci ha anche portato a prendere coscienza sinceramente che senza di Lui non possiamo fare nulla. Con gratitudine riconosciamo che la riforma ha contribuito a dare maggiore centralità alla Sacra Scrittura nella vita della Chiesa. Chiediamo al Signore che la Sua parola ci mantenga uniti, perché essa è fonte di nutrimento e di vita. Senza la Sua ispirazione non possiamo fare nulla. Lo ripete sempre che la tradizione luterana può aiutare la Chiesa cattolica e i cattolici a valorizzare maggiormente il testo sacro. Papa Francesco è certamente anche un pontefice che promuove riforme in vari ambiti della Chiesa cattolica e ritiene che possano essere in un certo qual modo ispirate dalla tradizione luterana, perché la Chiesa est semper reformanda, necessita sempre di questo tipo di rinnovamento. Ora il mondo si attende da noi la testimonianza dell'unità, conclude il Pontefice, per credere nella potenza della misericordia di Dio. Insieme possiamo annunciare e manifestare concretamente con gioia la sua misericordia, difendendo e servendo la dignità di ogni persona. Senza questo servizio al mondo e nel mondo, la fede cristiana è incompleta. Questa testimonianza comune dei cristiani è veramente importante qui in Svezia, dove noi cristiani siamo pochi, perciò dobbiamo unirci per veramente dare testimonio che Cristo vive nella sua Chiesa e che abbiamo il centro della fede in comune, la fede in Cristo e nella Trinità, e per questa fede riceviamo anche l'ispirazione per portare la testimonianza e soprattutto l'aiuto a coloro che soffrono qui in Svezia e altrove. Parole e impegni che si ritrovano nella dichiarazione congiunta firmata dal Papa e dal Vescovo Yunnan al termine della preghiera, nella quale luterani e cattolici individuano l'obiettivo degli sforzi ecumenici l'arrivare a condividere la mensa eucaristica e chiedono a parrocchie e comunità di essere coraggiose, creative e piene di speranza per continuare la grande avventura che ci aspetta.
Volevamo una commemorazione congiunta che esprimesse la gratitudine, un ringraziamento gioioso per quanto abbiamo in comune, ovvero il Vangelo di Gesù Cristo, e volevamo risanare la memoria nel senso di dar voce al lamento, esprimere il dolore che la divisione ha provocato in molte persone. E volevamo anche impegnarci a progredire insieme secondo i 5 imperativi presenti in Dal conflitto alla comunione, concentrandoci soprattutto sul 5º imperativo che ci dice che dobbiamo dare testimonianza della misericordia di Dio, essere uniti nel farlo attraverso la proclamazione e il servizio al mondo. Siamo impegnati in un dialogo permanente, a lasciare che questo processo ci trasformi. Vogliamo lavorare sull'unità visibile e vogliamo anche scoprire insieme il nuovo e rinnovato potere del Vangelo in ogni tempo. Lasciata Lunde la sua cattedrale, Papa Francesco e il Cardinale Koch, presidente del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani, accanto al Vescovo Yunnan e al Pastore Jung, raggiungono Malmo e a bordo di una golf car salutano i 10.000 svedesi, molti giovani e gli immigrati da varie parti del mondo che sono riuniti per l'evento ecumenico insieme nella speranza. Sul palco si alternano canti e testimonianze di chi cerca di costruire un mondo che corrisponda ai disegni di Dio, come Margherite dal Burundi e Rose dal Sud Sudan, impegnate a difesa dei bambini vittime di guerre e costretti a fuggire. Il vescovo Yunnan racconta la sua esperienza di bambino palestinese rifugiato accolto dalla Chiesa luterana. Nel suo intervento il Papa ringrazia tutti i governi che assistono i rifugiati, i profughi e coloro che chiedono asilo e che hanno necessità di protezione. Perché questo, spiega, è un grande gesto di solidarietà e di riconoscimento della loro dignità. Per noi cristiani è una priorità andare incontro agli scartati, perché sono scartati dalla loro patria. E agli emarginati del nostro mondo, e rendere tangibile la tenerezza e l'amore misericordioso di Dio che non scarta nessuno, ma accoglie tutti. Oggi a noi cristiani viene chiesto di essere protagonisti della rivoluzione della tenerezza. Credo che volesse dire anche: per favore, rimanete aperti all'immigrazione. Credo che sia questo il suo messaggio. Lo ha detto con toni educati, ma c'era anche una certa angoscia che soprattutto forse l'Europa non sia abbastanza aperta nei confronti di chi viene da paesi dove esistono aspri conflitti. Quindi il Papa ricorda l'indicibile sofferenza causata dal conflitto siriano, che dura ormai da più di 5 anni e testimoniata alla Malmo Arena dal Vescovo di Aleppo Udò, invocando la conversione dei cuori di chi ha responsabilità nei destini di quella regione. Che queste storie, questi testimoni, nos motiven e nos den nuovo impulso. Queste storie, queste testimonianze ci motivino e ci offrano un nuovo impulso per lavorare sempre più uniti. Quando torniamo alle nostre case, portiamo con noi l'impegno di fare ogni giorno un gesto di pace e di riconciliazione, per essere testimoni coraggiosi e fedeli di speranza cristiana. E come sappiamo, la speranza non delude. Ritengo che il programma dell'Arena, che ha riunito spiritualità e diaconia, Vangelo e servizio, sia stata una proposta che ha responsabilizzato i giovani, aiutandoli a comprendere che la fede che si ha è un elemento determinante per il nostro agire nel mondo. Quindi auspico che molte delle persone che erano presenti, soprattutto i giovani, siano partiti da qui stasera dicendosi che sì, ci sono motivi di speranza e ci sono motivi per lavorare, fidarsi di Dio e servire il prossimo. Liberati dalla grazia di Dio, siamo liberi di amare e servire il prossimo.
A conclusione della serata, la Caritas Internationalis e il World Service della Federazione Luterana Mondiale firmano una dichiarazione di intenti, impegnandosi a collaborare per la costruzione della pace, per i poveri, i profughi, i migranti e lo sviluppo sostenibile. La mattina del 1° novembre, solennità di tutti i santi, Papa Francesco entra in vetturetta elettrica nello stadio Swedbank di Malmo per celebrare la messa per la piccola comunità cattolica svedese, alla presenza dei vertici della Federazione Luterana Mondiale e dell'Arcivescovo della Chiesa di Svezia. Davanti a più di 10.000 fedeli, molti gli immigrati polacchi, croati, latinoamericani e cristiani del Medio Oriente, il Pontefice sottolinea come questa sia la festa della santità di chi sa vivere ogni giorno il proprio battesimo e per i cristiani che lavorano insieme per raggiungere la santità nell'unità. La santità ha a che fare col trattarsi da fratelli, prendersi cura degli altri reciprocamente. Chi ha cura degli altri vuole anche superare le ferite, le divisioni tra fratelli e sorelle. Pertanto ritengo che le vie della santità e dell'unità siano veramente parallele. Commentando il Vangelo delle Beatitudini, carta d'identità del cristiano, il Papa ne evidenzia una: beati miti. La mitezza spiega, ci avvicina a Gesù e ci fa essere uniti tra noi. Fa sì che lasciamo da parte tutto ciò che ci divide e ci oppone e che cerchiamo modi sempre nuovi per progredire sulla via dell'unità. Forse questa virtù è specialmente importante in nostra società tecnologica, la mitezza, la tenerezza, e con queste virtù la carità diventa più umana, più vicina, soprattutto ai deboli, a coloro che soffrono, a coloro che hanno bisogno veramente della tenerezza e mitezza di Gesù Cristo. Davanti ai dolori e all'angoscia del nostro tempo, Papa Francesco indica nuove situazioni per vivere le beatitudini. Beati coloro che sopportano con fede i mali che altri infliggono loro e perdonano di cuore. Beati coloro che guardano negli occhi gli scartati e gli emarginati mostrando loro vicinanza. E poi ancora beati coloro che pregano e lavorano per la piena comunione dei cristiani. Tutti sono portatori della misericordia e della tenerezza di Dio. Infine, prima dell'Angelus, incoraggia i cattolici svedesi ad essere sale e luce nelle circostanze in cui vi trovate a vivere e con grande rispetto e solidarietà verso i fratelli e le sorelle delle altre chiese e comunità cristiane e verso tutte le persone di buona volontà.